Uomini e donne, Ida Platano e Mario Cusitore ci stanno riprovando fuori dal programma. La storia d'amore tra Ida Platano e Mario Cusitore non è mai iniziata nel programma di Uomini e Donne, con ogni probabilità a causa delle numerose segnalazioni arrivate ai suoi danni. È stato evidente il debole di Ida Platano per lui e fino all'ultimo ha cercato di difenderlo e di credere in lui e nelle sue parole. Ma alla fine è qui dobbiamo dire per merito della tenacia e alla determinazione di Tina Cipollari, ma anche del suo collega Gianni Sperti, la verità in qualche modo è arrivata a galla. Ossia il corteggiatore Mario Cusitore ha incontrato un'altra donna quando a Uomini e Donne era corteggiatore di Ida Platano, fatto che ha messo Ida Platano nel totale sconforto e alla fine lei ha abbandonato il trono, ma prima ha eliminato lui per quello che gli aveva fatto. Mario Cusitore, però, non ha demorso. Non si è dato per vinto, ha cercato di contattarla finita la penultima puntata del programma, ma le cose non sono andate. E a quanto pare è riuscito anche a parlarci. Proprio qui si inserisce la segnalazione giunta alla gossipara di Yanira Marzano che recita il seguente messaggio. Io e Mario abbiamo un'amica in comune e lui le ha confidato che ha capito di essere innamorato di Ida, che ha capito di aver sbagliato e che farà di tutto per riconquistarla. Che cosa sta succedendo? Ida ha abbassato le sue difese e ha permesso a Mario di riconquistarla? Si stanno veramente frequentando al di fuori di Uomini e Donne?